라이온씨 에스카노르사. Bella a tutti ragazzi, qui Vedata Channel con la recensione del capitolo 79 di Four Nights of the Apocalypse. Molti la volevano subito, qualcuno ci ha anche preso che avrebbe superato la schedule, però no, uscirà anche il video del trailer, domani probabilmente. Però dobbiamo parlare di questo capitolo 79, perché di così esplosivi ce ne sono stati davvero pochi. Si possono contare sulle dita di una mano, però... che capitolo, che poi superare la schedule, i tre video in programma ci sono comunque, che semplicemente uno ci viene meglio dell'altro. Però che dire, cominciamo subito. Il capitolo riparte dal cliffhanger dell'ultima volta, con Arthur che ha presumibilmente colpito Meliodas alle spalle con la sua spada. Il piccolo Percival urla per la preoccupazione verso l'incolumità del re, mentre a palazzo Elizabeth fa cadere una brocca a causa di un orribile presentimento, legato probabilmente proprio alla possibilità che suo marito possa morire o sia morto a causa del colpo. Qui rivediamo anche Slader mentre dà una mano alla regina, ma anche per la prima volta l'apparenza di Tethys. A quanto pare molto vicina anche ella alla ragazza. Come sempre Elizabeth non ci viene mostrata in volto per qualche motivo, forse qualcosa che scopriremo grazie al film Netflix o più avanti, mentre Tethys senza alcun problema ci ricorda troppo Derieri e non ironicamente potrebbe essere la sua reincarnazione. Per quanto riguarda Elizabeth, appunto, ne parleremo nel video del trailer. D'aspetto, la maga è sicuramente più giovane della Derieri a noi familiare e se contiamo il momento della morte sarebbero passati 16 anni. Avrebbe quell'età in questo momento, e avrebbe anche senso se fosse al fianco di Elizabeth per l'aiuto che le ha dato durante la Guerra Santa. Poi, Nakba sta puntando molto su questi 16 anni ricorrenti, sui protagonisti, l'ha sempre fatto anche per i 16 anni all'incidente con Zaratras, e non sarebbe poi così strano. Tethys è praticamente vestita come una studentessa, armata di scettro con un'enorme gemma in cima. Ha i capelli sicuramente chiari, visto che sono in bianco, tenuti con delle code. Non so se prenderlo durante la registrazione come collegamento, ma Derieri aveva uno spin-off con Monspit dove erano entrambi studenti. L'unica cosa di cui siamo certi è che è molto taciturna, almeno per ora, e non diretta nell'esprimere i suoi pensieri, non dando spiegazioni nemmeno a Elizabeth e sogghignandolo in faccia sapendo già come non sia successo nulla. Tornando sul campo di battaglia, qualcuno pronuncia un epic fail, percepito in lontananza dai presenti. Meliodas è illeso, mentre Arthur si ritrova con la lama spezzata fra le mani. Tristan purtroppo è in completo tilt e rimbalza ovunque quasi colpendo i suoi compagni senza capire davvero nulla. Durante il suo assalto incontrollato, Lancelot si lamenta con il suo amico per essere una spina nel fianco quando fa così, per poi scagliare uno Shining Rod con la lama rubata al re del caos. L'attacco irradia il principe di Lyonesse, il quale torna in sé e viene recuperato dal padre dopo un giusto ammontare di danno subito. Finalmente risavito vuole comunque combattere, ma ora gli tocca di certo un bel riposo dopo quest'ultimo attacco. Gawain rimane stupita dalla immensa forza di Lancelot, così come gli altri, e scopriamo anche come sia stato un mini Percival ad averlo chiamato per dar loro manforte. Lancelot, dopo il suo incontro con Jericho, è finalmente libero per dar spettacolo. Arthur, dall'altra parte, comprende subito come quello dinanzi a lui sia un cavaliere della profezia, soffermandosi però sul suo aspetto e affermando di averlo già visto da qualche parte, non di certo dalle previsioni, visto che il suo aspetto non era definito. Ora però non importa, visto che un po' tutti l'hanno deluso con la loro poca forza. A Lancelot invece non può fregar di meno del suo discorso, volendosi solo assicurare di avere dinanzi il re Arthur, e una volta ricevuta una risposta affermativa, alza solo una mano. Tutti i presenti sono preoccupati per la sua incolumità, poiché pensano che Arthur sia spanne sopra il loro compagno, ma ecco come da un momento all'altro la loro nemesi comincia a sanguinare e prendere un colpo dritto sul viso con immensa sorpresa. La velocità e forza di Lancelot sono mostruose, tanto da non far capire cosa sia successo al suo avversario, facendolo indietreggiare con un solo pugno. Con grande sicurezza il ragazzo chiede di lasciarlo fare per tenere la situazione sotto controllo. Qui, se controlliamo le scan giapponesi, Lancelot si rivolge a Meliodas con l'appellativo di re, ma nei furigana, i caratteri sopra i kanji, lo chiama praticamente zio, probabilmente per l'enorme legame con suo padre o semplicemente per suo modo di fare. Sua maestà rivela il nome del giovane ad Arthur mentre gli dà supporto per la battaglia, il quale rimane nuovamente confuso sapendo di conoscerlo in qualche modo. Crediamo proprio lo abbia visto in uno dei tanti possibili futuri generati dal caos, come fece Cathpalug per intenderci, riguardanti Guinevere oppure tramite la Dama del Lago. Lancelot è infuriato per quello successo con Jericho e afferma che per combattere gli basti sapere che quello dinanzi a lui sia proprio il re Arthur.
Con un calcio alle spalle riesce a sbalzarlo via, ma il nemico ha rigenerato la sua lama appena in tempo per parare il colpo. Quella che sembrava un'innocua lama dalla scorsa volta si rivela essere uno degli artefatti più magici mai creati, l'artefatto del caos, Carwenan. Rispetto alle leggende è un'arma dalla lama più lunga, ma rispecchia la sua natura di daga originale, mostrandosi più piccola rispetto ad una semplice spada. Purtroppo la teoria pazza su Hyperion è andata, ma ci è piaciuto tentare. Sì, Carwenan era la daga di Re Artù. E basta, fine, finisce qui. Con la sua arma, Arthur procede col lanciare un fendente capace di tagliare il paesaggio dinanzi a sé, con ovviamente Lancelot come obiettivo, ma il ragazzo con un piccolo movimento riesce a evitare il colpo, apprezzando però la lama del nemico per la sua natura. Con un altro movimento di mano e con grandissimo stupore, Lancelot strappa anche due denti al re del caos, ricordando molto Ban quando chiese informazioni per il corno di Kernunos. Arthur per un istante è in shock e sputa sangue, ma anche i presenti sono stupiti dalla forza di Lancelot davanti ad un nemico così temibile. Anche Meliodas riconosce la somiglianza con il suo migliore amico, ma Tristan lo invita a non dirglielo così apertamente, essendoci la possibilità di dargli fastidio. In un battito di ciglia, Arthur ha già ritirato i suoi denti e decide di fare un minimo sul serio. Come previsto, ogni volta che usa i suoi poteri del caos, i suoi occhi cambiano, anche se questa volta sono leggermente diversi rispetto al solito, con questo retino grigio anziché nero, magari per differenziare difesa per questo nuovo e offensiva per il vecchio. Come giusto che sia, Lancelot gli chiede, come faremo noi, perché non rigenerare il braccio e evitare di utilizzare una protesi. Ma Arthur riempie i nostri dubbi, dicendo come sia una punizione per la sua debolezza e inesperienza passata. Al ragazzo non importa granché del motivo, soprattutto per una scusa del genere per aver perso, e entrambi non hanno tutti i torti. Arthur continua l'attacco con la sua spada, in questo turbine di fendenti, per poi chiedere cosa sia la giovinezza, dando una risposta immediata con ignorante, crudele e pietosa. Nel suo discorso però Lancelot non aspetta un istante e sotto gli occhi di tutti mette al tappeto Arthur, il quale non crede ai suoi occhi. Il re del caos è sotto al piede di un ragazzino, concludendo il capitolo. Partiamo dalla discussa Tethys, apparsa finalmente in questo capitolo, la quale ci ha fatto pensare a Derieri. Ricitandoci, da prima, la somiglianza è allarmante per quanto vicina al personaggio passato e il suo interagire con Elizabeth ci fa intuire come si conoscano da un po'. Se davvero è lei, ora è una sedicenne umana o comunque speciale con tutti i ricordi del passato tenuti grazie a Mael e che avrebbero potuto portarla a dare una mano proprio alla regina, grazie agli eventi passati. Oltre lei possiamo parlare della parte più discussa del capitolo, l'apparente e forse imminente sconfitta di Re Arthur. Lancelot, come previsto un paio di capitoli fa, e traducendo le parole di Tristan, è l'unico capace di fermare quest'ultimo nella sua forma demoniaca, ma addirittura mettere al tappeto Arthur non l'avremmo mai potuto prevedere perché sarebbe stato sbroccato. E lo è, non è per giustificare Arthur, ma probabilmente è scosso dal fatto di conoscerlo in qualche modo e sta ponderando in che punto della sua vita lo abbia visto. Inoltre, non sta utilizzando tutti i poteri, o magari non può ancora. Però, di certo, si è fatto sopraffare come un principiante, e su questo non c'è dubbio, parlando poi di punizione per inesperienza e debolezza. Complimenti, ragazzo. Che Lancelot sia forte è sempre stato certo, la sua forza si basa sulla sua velocità e non sottovalutare mai l'avversario o trattenersi per analizzarlo. Ma per giustificare una forza così opprimente ce ne vorranno di spiegazioni, qui possiamo solo teorizzare. Molto bello il suo rapporto con Meliodas, proprio con quel presunto gioco di parole in giapponese e la sua prontezza per salvare il regno, cosa che fa abbastanza ingelosire Tristan e lo rattrista. Lo possiamo notare dal suo distogliere lo sguardo, poiché di nuovo è dovuto intervenire qualcuno di esterno per la sua arroganza che probabilmente non avrebbe voluto mostrare al pubblico e sconosciuti. Passando ad Arthur, durante lo scontro pare incassi ogni colpo sorridendo, proprio perché sta testando i cavalieri, e Lancelot è stato l'unico a creare interesse, ma ha sottovalutato tantissimo, e ha mostrato di essere decisamente ingenuo nonostante i 16 anni di dolore, creazione del suo regno e critica e autocritica costante, agendo abbastanza da ipocrita e il risultato è stato il farsi mettere a terra. La rigenerazione dalla sua parte è molto potente e alla lunga potrebbe far vincere il re, ma non toglie che le abbia prese di santa ragione. All'inizio si ride, ma nell'ultima pagina è palesemente spaventato. È possibile che Arthur in verità stia creando delle illusioni e scenari dove ha perso, anche perché ha la capacità di farlo con il potere che si ritrova, ma forse la cosa più logica è che la forza di Lancelot sia legata alla Dama del Lago e sua natura di cavaliere della guerra. Poi la storia delle illusioni sarebbe letteralmente una paraculata solo per dire ah sì, Arthur potrebbe far questo, quello, no, le ha prese, punto. Molto probabile questo. Alla fine del capitolo vi è una piccola didascalia che recita: già battuto, e questo punto interrogativo ovviamente ci fa pensare ad una risposta da parte del re.
poi con l'ennesimo cliffhanger, visto che settimana prossima non uscirà il capitolo, ma nella prossima ancora. Non ce ne vogliate, non è che ogni volta dobbiamo difendere Arthur, ma non è che stia usando tutto il suo potere, e comunque non ci dispiace vederlo battuto. È giusto l'esplosione di confusione causata da questo scontro unilaterale con Lancelot che fa strano. È presto per parlare di disfatta, quello è sicuro. Se dobbiamo seguire le leggende alla lettera, sarebbe Lancelot quello capace di mandare i piani del re in fumo, ma non ci aspettiamo così presto, anche perché finirebbe la saga in un capitolo così veloce. Quindi buono che venga battuto, vogliamo più contestualizzazione sul potere di Lancelot, va benissimo. Qualsiasi cosa, l'avevamo già capito fosse il più forte, ma ci servono risposte. Da una parte è bello vedere come Arthur ancora sia inesperto, perché per 16 anni è stato fermo, ha pensato più al piano che all'azione, e si nota proprio da questo suo sottovalutare solo perché ha il potere del caos. Anche se ora mi ha flashato in testa il pensiero che possa diventare una mostruosità alla Resident Evil, tipo Demon King Britannia, che da una parte sarebbe figo, dall'altra quanto si potrebbe spingere Nakaba su questo. Comunque, il 12 ottobre 11 avremo sicuro molte più risposte. Per ora aspettiamo comunque contenti del risultato di questo capitolo 79, anche se cliffhanger così li sa fare. Rode, ma li sa fare. Con questo finiamo il video. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attiva la campanella se l'avete fatto e seguici su Instagram e community, dove mettiamo gli aggiornamenti per tutti i video che usciranno. Su Instagram c'è anche il servizio di grafica, chiedete lì per informazioni. Vi ringraziamo per la visione e il supporto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!